Buongiorno a tutti! Oggi video mi preparo con voi, è il primo che faccio, però lo faccio con piacere perché mi è stato chiesto da qualcuna di voi e quindi ho deciso di farlo. Mi scuso per la faccia che ho stamattina, ma è lunedì e quindi mi potete capire, lunedì come ci si sente ad alzarsi presto e che faccia sia. Quindi comunque, scusate. Allora, preparo con voi make-up, quindi vado prima ad applicare la crema viso. Io sto usando ancora questa qui, della Maternatura, che ve ne ho parlato quando ho fatto la review della Mystery Box che mi era arrivata da parte di Shop Salute. Ed è una crema che mi sta piacendo tantissimo. Io la applico su tutto il viso, anche sul contorno occhi, non brucia assolutamente. È una crema molto molto delicata che consiglio soprattutto a chi ha la pelle secca e soprattutto in questo periodo. E quindi io applico questa soprattutto la mattina perché è molto molto leggera come crema e ottima anche come base trucco, quindi straconsigliata questa qui per chi non avesse visto il video in cui vi parlo proprio di nello specifico. Allora andiamo ad applicare il correttore. Io fondotinta finalmente sarà un anno che non metto il fondotinta, da tanto non ne sento il bisogno, e quindi faccio un misto di questi due correttori. Questo è quello di Catrice, quello color 020 light beige, e questo è il mio amatissimo correttore di Maybelline, il cancelletà, il numero nude, non so che numero sia perché non c'è scritto, però sono fantastici. Io metto prima questo qui per le occhiaie. Zoomiamo un pochino, così forse si vede meglio. Non va. Questo è un correttore molto... Ve ne ho già parlato, penso, 100 volte, ma non mi stancherò mai a dire che è un ottimo correttore. Molto molto leggero, che va a coprire le occhiaie, va a coprire le piccole imperfezioni, i piccoli brufoletti. Io da quando ce l'ho, questa è la seconda confezione che uso. Qui mi è difficile trovarlo, infatti me l'ha regalato Marta del canale Kamartank, che saluto. Le mando un bacione, grazie mille, che è stata un'ottima, fantastica scoperta. Quindi questo come correttore e poi anche un po' di questo di Catrice, che diciamo che il lunedì è un po' più di occhiaie, non è, io non soffro di occhiaie assolutamente, però è lunedì. Vediamo un po' di più. Faccio sempre fatica a svegliarmi, non so voi, ma il lunedì è tragico. Anche se io sono fortunata perché non inizio a lavorare presto la mattina, quindi non ho la sveglia molto molto presto. Vedete? Questo correttore è fantastico. Ve lo consiglio. Poi io metto subito il blush. Uso sempre questo qui che devo smaltire assolutamente, della Essence. A proposito, vi devo anche aggiornare il video del progetto smaltimento perché è da parecchio che non lo aggiorno. Continuo ad usare quei prodotti lì, però non resisto e quindi vado sempre ad aggiungerne nuovi. Eccoci, un po' di blush
e praticamente vi mostro il trucco che sto facendo tutti i giorni, quello, il trucco della settimana. Vado anche a, con la sempre matita di Catrice, oggi è la giornata di Catrice, a infoltire le sopracciglia. Ho finito la matita per le sopracciglia di MAC e sono disperata perché l'ho trovata fantastica. Ora non mi chiedete quale, quella più chiara, una matita ma veramente ottima. Ha un bel prezzo perché se non sbaglio l'ho pagata 18 euro, però veramente fantastica. Devo andare da MAC a prenderla assolutamente un'altra. Passiamo all'ombre, agli ombretti. Io userò questa qui, la palettina Nude Tude di Balm, che ormai è la mia preferita, e andrò a mettere questo color oro qui, che è lo Snobby, e lo abbinerò a questo qui, che è il Sultry, e al Seductive. Comunque questo qui è quello più usato, si vede? Adoro questo colore perché è un marroncino chiaro, adattissimo al giorno. Spero non venga troppo lungo questo video, che poi vi annoia. Ecco qui un po' di illuminante su tutto l'occhio. E poi con un pennellino a penna vado a prelevare prima questo qui, il Sultry. Semplice che faccio praticamente tutti i giorni, ci metto pochissimo. Io adoro questa palette, ma proprio è proprio bella, cioè i colori sono molto 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 pigmentati, le cialdine sono un po' piccole, infatti molte lamentano questa cosa, dicono, sentito dire questa cosa che non piace perché le cialdine sono piccoline. Effettivamente sì, però calcolate che io ce l'ho da più di un anno e la uso quasi tutti i giorni, e vado a mettere l'altro colore per intensificare un pochino la piega dell'occhio. E quindi vi dicevo, la uso praticamente quasi tutti i giorni e non è che l'ho finita già. Quindi comunque, essendo molto pigmentati i colori, ne basta pochissimo. Vedete? Ora sfumiamo, perché sembra un po' eccessivo. Sfumiamo bene, 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 bene. Mettiamo insieme i due colori. Eccoci qua. Poi con il pennellino, quello che è all'interno della palettina, vado a prendere il colore, quello più scuro, e lo applico nella, sotto la rima inferiore esterna. Bene, bene, bene. Eccoci qui.
Allora, eyeliner, io sto usando questo super fine di Essence, momento eyeliner delicatissimo. Cercherò di fare una linea sottile. Se questo pennellino me lo permette, perché si è... così. Okay. Ah, un pochino. Può andare. Questi pennellini di Essence, io adoro questo eyeliner perché è molto è molto nero e molto scrivente. Io adoro questi a penna, però già è la seconda volta che il pennellino mi si storce. Guardate, non so se si riesce a vedere. Oh, non è più dritta la punta, va un pochino per i fatti suoi ed è difficilissimo poi applicare bene l'eyeliner. Già è difficile con una punta dritta, figuratevi con la punta storta che va per i fatti suoi. Diciamo che più o meno ci siamo riusciti. Mascara! Allora, io sto usando questo qui, Vamp, il Extreme, che è fantastico, ve l'ho messo anche nel video delle scoperte dei preferiti, che è davvero... c'ho questo scolino che è pazzesco. Le separa, le allunga, fa proprio l'effetto ciglia finte. Secondo me i mascara Vamp sono ottimi. Guardate che differenza già. Avete visto? È proprio semplice il trucco che faccio la mattina. Impiego pochissimo per truccarmi. Mascara, lo adoro, quindi starò qui 10 minuti. Per me il mascara è importantissimo, apre l'occhio in una maniera incredibile. Io soprattutto ne ho bisogno avendo gli occhi piccolini. Abbondo con il mascara. A proposito, vi volevo ringraziare, dare il benvenuto a tutti i nuovi iscritti, perché siamo arrivati a 1800 e sono contentissima. Grazie, grazie, grazie e benvenuti o benvenute. Benvenuti a tutti. Sono troppo contenta di questo risultato. Ciao. Va bene. Quindi trucco occhi è questo. Passiamo alle labbra. Andrò a mettere questa matita come per fare il contorno, questa matita labbra color nude che è numero 05 Lovely Cappuccino Frappuccino della
della Essence, che io adoro, ormai lo sapete che ce le ho tutte. Andrò a mettere questo rossetto qui, che praticamente mi è piaciuto tantissimo alla mia migliore amica, vedendo il video dello shopping fatto online, e mi chiedeva: ma che rossetto è? Bellissimo, bellissimo. È questo qui della Too Faced, il Melted Peony, ed è stupendo davvero. Molto naturale. Trucchino, no, c'è troppo. È bello 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 questo rossetto. Allora, qui c'è qualcosa che non va. Le sopracciglia non, ok. Allora, sciogliamo i capelli, ci siamo resi un pochino più presentabili. Questo è il mio trucco che faccio praticamente tutte le mattine. Vedete? Spero che questo... capita anche a voi che un rossetto sui denti? Fastidiosissimo? Soprattutto in video? Allora... spero che questo video lunghissimo e un pochino chiacchiericcio vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate del trucco, oppure datemi dei suggerimenti se non vi è piaciuto. E niente, io vi mando un bacione, buona giornata a tutti, ciao!